Salve a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video, nuovo fine settimana, nuovo video a 360 gradi. Vi ricordo appunto che potete muovere liberamente la visuale se siete da smartphone o tablet utilizzando o il giroscopio o anche le vostre dita. Se siete invece da browser potete fare con i tasti WASD della tastiera oppure con il tasto meno e più del tastierino numerico per regolare lo zoom. Allora, andiamoci a vedere un po' cosa è successo nel fine settimana. Intanto vi sto portando a Trastevere, è domenica, tra l'altro c'è anche il blocco della circolazione. Non si direbbe a vederlo, però insomma, vabbè, blocco per i veicoli più inquinanti. Sulla sinistra c'è l'iconico mercato che si fa la domenica, cioè Porta Portese, trovate veramente veramente di tutto, però trovate anche un bel po' di bordello. Tra l'altro stanno anche facendo di nuovo i lavori qua sulla tratta del tram qua a sinistra, capito? Quindi è un po' più impicciata la situazione. Allora, dicevo, in settimana abbiamo intanto portato a termine due titoli. Il primo è Blacktail Requiem, finale che comunque alla fine ci aspettavamo, anche se comunque all'inizio il gioco ci punta ad un finale, diciamo, alternativo, nel senso che comunque cerca di focalizzarci sull'eventuale soluzione che sembrerebbe aver trovato, quanto Ugo aveva avuto questa visione in cui c'era appunto questa fenice, lo stagno, il lago in cui aveva bevuto e si era sentito meglio, e quindi ovviamente eravamo tutti puntati a questa soluzione, al fatto che si potesse effettivamente riuscire a trovare una soluzione per Ugo. Il problema è che con il passare del tempo in cui comunque si sviluppa la storia, questa possibilità inizia a venire sempre di meno, e quindi poi si concretizza effettivamente, ah, signore passa grosso così a caso, si concretizza sempre di più lo scenario invece quello veritiero, cioè quello in cui ci sarà la morte appunto di Ugo, che è il portatore stesso della malattia, per appunto fermare la malattia, che ovviamente con grazie anche a tutti gli avvenimenti, la morte della madre, insomma tutto quello che deve purtroppo passare Ugo, inizia a prendere il sopravvento su di lui a tal punto da non riuscire più a controllarla, diciamo, e quindi poi succede il casino. Ovviamente Amicia, la sorella, nonché anche protettrice di Ugo, sta a lei l'arduo gesto di ucciderlo, quindi il finale è assolutamente toccante, assolutamente difficile, insomma, da accettare, in quanto comunque in questi due capitoli abbiamo iniziato a prendere, diciamo, confidenza con i nostri protagonisti, con il loro carattere particolare, con le loro ovviamente avventure che sono io devo andare là, capito? Devo andare dritto, fratello, ma magari se c'avevi il rosso, però vabbè. Quindi l'epilogo purtroppo è quello peggiore di tutti. Alla fine dei conti, ripeto, iniziava ovviamente a concretizzarsi anche da parte di chi giocava che la soluzione sarebbe stata appunto quella. Ugo stesso inizia a prenderne coscienza e a dirlo appunto ad Amicia, che, come ho detto prima, è lei a dover appunto uccidere Ugo quando è diciamo rincatenato tra virgolette su un albero, una sorta di visione, insomma, con Lucas che gli è a fianco, che cerca di sostenerla, e appunto Amicia che con la sua fionda uccide Ugo. Altro titolo che abbiamo portato a compimento è The Chain, trovate ovviamente tutto sul canale. The Chain con un finale, dico scontato, particolare, però insomma siamo riusciti ovviamente a salvare soltanto
la nostra amica, in quanto tutti gli altri presenti sull'isola, dopo aver abbracciato l'oscurità, sono morti, mentre la nostra amica per fortuna è riuscita a non morire, a rimanere svenuta praticamente per tutto l'arco dell'avventura e riuscire insomma a riprendersi quando effettivamente poi abbiamo ammazzato il boss finale. Boss finale che, non vi nego, mi ha dato un po' di filo da torcere, perché comunque sia, durante noi l'avventura abbiamo recuperato questi cristalli che ognuno ha, diciamo, un proprio potere. Nella parte finale ovviamente questi poteri ci vengono tolti e ci vengono scagliati contro, appunto, nel boss finale. Guardate il tizio qua davanti, ragazzi, fa lo spettacolino. E quindi, dicevo, ci vengono scagliati contro e ci sono anche un po' di problemi, perché comunque sia il boss finale alla fine dei conti ha la faccia di tutti i nostri amici, compresa la nostra amica, anche se non è effettivamente morta, e appunto ci scaglia contro i poteri. Ad esempio c'è quello con gli spuntoni, purtroppo è già finito, gli spuntoni che sciottano praticamente, se ci finisci addosso ti sciottano veramente in un niente, e quindi insomma dobbiamo, mano a mano che uccidiamo le teste di questo mostro, recuperiamo il cristallo e possiamo poi utilizzare su di lui il potere. Quindi è un po' lunga la questione, in teoria se uno sa dovrebbe focalizzarsi sulla testa che ha il potere più forte, anche se comunque sia il gioco non diciamo quelle più, appunto, con il potere più forte te lo nascondono un po' di più, insomma rimangono sempre un po' indietro, in avanti ci vengono soltanto quelle un pochettino più facile, insomma ovviamente non te la rendono troppo facile la questione. Comunque l'abbiamo portato a compimento, ripeto, trovate tutta la serie sul canale. Il gioco alla fine dei conti mi è piaciuto, non è un AAA, quindi non c'è sta graficona spacca mascella e quant'altro, e ovviamente la storia che sta cercando di raccontare sarà secondo me avvincente. Ci sono alcuni punti interessanti, come avevo già detto anche durante il gameplay, la fase stessa della miniera secondo me è molto interessante, l'utilizzo insomma di delle luci, delle ombre è molto figo, là secondo me dà il meglio di sé, altre parti un po' meno, insomma, però ripeto, non è assolutamente un titolone che ha a disposizione budget come possono essere titoli molto più blasonati e che magari floppano anche loro, quindi dal mio punto di vista promosso assolutamente. Se non l'avete giocato, ragazzi, recuperatelo, non costa neanche tanto. Ora vi parlo della versione PC, non so manco se uscirò su console sinceramente. Comunque, se lo trovate magari a un buon prezzo, fateci assolutamente un pensierino, secondo me è tanta roba, dategli appunto una possibilità. Altro titolo sul canale ovviamente è Formula 1 Manager, che sto ovviamente portando avanti, anzi ora che abbiamo, diciamo, liberato un po' di spazio dagli altri titoli, vedo se riesco a portarvi eventualmente due appuntamenti a settimana, è un po' difficile, ma vedo se riesco a farlo. Formula 1 che abbiamo affrontato il Gran Premio di Belgio, di Spa-Francorchamps, siamo ritornati a punti con il nostro Kevin Magnussen, purtroppo Schumacher ancora indietro, siamo stati anche un po' penalizzati, abbiamo cercato di trovare una strategia un po' alternativa, ma purtroppo non siamo stati fortunati. Abbiamo ricevuto una scocca nuova che avevamo insomma messo già in cantiere di progettazione, ma che non ha ovviamente migliorato molto le prestazioni, alcune sul filo, diciamo, puramente prestazionale siamo migliorati, diciamo numeri alla mano siamo migliorati sia sulla velocità massima che sulla percorrenza dei curvoni veloci, il problema è che comunque nell'atto pratico, appunto in gara, abbiamo faticato ancora di più. Vediamo, purtroppo non ho ancora la possibilità di ricercare nuovi pezzi, quindi per forza di cose dobbiamo
continuare con quelli che abbiamo, quindi cercheremo di difenderci con quello che appunto abbiamo a disposizione anche nei prossimi Gran Premi. Vedremo, insomma, ovviamente abbiamo la dirigenza che ci dà pura e piena fiducia nel nostro ruolo, però come ci ha anche ricordato abbiamo, diciamo, 4 anni di tempo per poter portare a compimento anche i suoi obiettivi, cioè quelli del podio. Non ricordo quanti ne dovremmo fare, ma insomma era un numeretto considerevole che appunto da qui a 4 anni dovremmo cercare di portare a compimento. Quindi prendiamo, diciamo, questo primo anno, anche se siamo ancora a metà circa del campionato, ma prendiamolo comunque come periodo di apprendimento sia del gioco, delle meccaniche, della squadra e quant'altro, per magari focalizzarci meglio sul prossimo anno. Prossimo anno che ancora non so se effettivamente rinnovare o meno Mick. Voi mi avete consigliato di farlo, visto che comunque è un pilota giovane, stiamo comunque investendo i punti su di lui tutte le volte che, insomma, che aumenta di livello di esperienza, appunto stiamo spendendo punti su di lui. Abbiamo mandato in scouting due piloti, quindi Bottas e Giovinazzi, per un ipotetico sostituto. Tra l'altro Bottas era addirittura entusiasta di poter contrattare con noi, però comunque sia, dalla sua parte, oltre ad avere il numero generale, diciamo, migliore come statistica, ha anche l'età più avanzata rispetto a Mick, quindi dovremmo cercare di mantenere Mick invece come hanno fatto realmente nella realtà, insomma, che l'hanno portato alla porta. Però noi dovremmo cercare di dargli fiducia e magari appunto sostituire il nostro terzo pilota con qualcuno più meritevole da far crescere eventualmente, poi per farlo promuovere come prima o seconda guida, insomma, nel team. Quindi dobbiamo vedere un attimino bene come poterci muovere per evitare, insomma, di rimanere fregati. Quindi intanto Mick per il momento rimane ancora in diciamo osservato speciale, ha comunque il contratto fino a fine campionato, siamo sempre in tempo a eventualmente progredire di qualche altro anno il nostro, diciamo, la nostra relazione con lui. Quindi vedremo, insomma, come si evolverà la questione. Altro titolo che abbiamo riportato sul canale è Constructor Simulator, che abbiamo terminato intanto la costruzione della barriera acustica che avevamo iniziato in un altro episodio, quindi abbiamo sistemato per bene tutto quanto e abbiamo anche incominciato a fare una nuova missione, che è quella dell'edificio commerciale. Quindi abbiamo già iniziato abbiamo spianato il terreno, insomma stiamo iniziando a costruire già le fondamenta, abbiamo messo la maglia di metallo, abbiamo comprato la gru, che tanto alla fine dei conti, insomma, i macchinari ci serviranno sempre, quindi ho investito sulla gru, quella grande, e abbiamo buttato il calcestruzzo, insomma, quindi stiamo comunque abbastanza dico avanti, che insomma ce ne vuole ancora per la costruzione, per terminare appunto l'edificio, però comunque stiamo andando abbastanza bene. Trovate tutto ovviamente sul canale. Signore, siete fermati in mezzo qui, però. Quindi abbiamo, insomma, vi ho raccontato tutto quello che abbiamo portato sul canale. Ovviamente ora che due titoli sono stati terminati, abbiamo tempo eventualmente per continuare, insomma, a portare un po' più di titoli di quelli che già abbiamo, anche se in verità ne ho già uno in cantiere che non sono riuscito purtroppo a registrare e che vi porterò assolutamente presto, quindi avrete una nuova avventura già nella prossima settimana da gustarvi, in attesa ovviamente di nuovi titoli. Per quanto riguarda Project Zombie, non ho intenzione ovviamente di interromperlo, lo porterò comunque sul canale. Dopo purtroppo la morte del nostro personaggio dovremmo ricominciare con un altro, però
ripeto, ho intenzione di portarlo, purtroppo non mi avete consigliato niente in verità come possibili sostituti, vi avevo chiesto nel video scorso, ve lo chiedo anche adesso, se avete dei sostituti simili a Project Zomboid da farmi provare, fatemelo sapere nei commenti, io ho qualche idea in verità, qualcosa di diverso che possa anche magari smuovere un po' il canale, il problema è che non ho molto tempo e mi dispiacerebbe insomma incominciare questa cosa e poi non poterla portare a compimento, è una cosa che mi porterebbe via un po' di tempo per quanto riguarda la preparazione, l'editing della registrazione e quant'altro, quindi insomma ci devo pensare bene prima di volermi insomma tuffare in questa nuova avventura. Farò un tentativo e magari vi porto un teaser insomma di quello che penso di voler fare e poi vediamo un po' come si sviluppa la questione e come magari viene diciamo come reagite tra virgolette alla cosa, se può piacervi o meno, vedremo insomma, idee ce le ho, devo cercare di concretizzarne qualcuna, quindi vedremo insomma di portare qualcosina. Allora, direi che ci possiamo ragazzi anche salutare qui, alla fine oggi abbiamo fatto un giretto abbastanza tranquillo perché comunque c'è sia il blocco della circolazione, anche se non, insomma, non si direbbe, più che altro per i veicoli maggiormente inquinanti, e siamo andati al centro nello scorso appuntamento, quindi se ve lo siete perso ragazzi andatevi a riprendere il video scorso in cui abbiamo appunto fatto il giro a vedere Piazza Venezia, Colosseo, insomma, quindi Via del Corso, insomma, abbiamo fatto un po' di strada nel centro di Roma, oggi un po' più tranquilli, anche perché insomma abbiamo questo scorcio di sole che ci sono giorni che non fa altro che piovere qui a Roma, penso anche nel centro Italia sia così. Quindi io come sempre ragazzi vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo, fatemi sapere insomma cosa ne pensate, soprattutto per quanto riguarda insomma le varie questioni che vi ho sollevato durante il video, come sempre vi ringrazio, fatemi insomma come ho detto fatemi sapere, lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ragazzi per voi è assolutamente gratis, a me date veramente una grossa mano, poi in alto a destra trovate la i che vi riporta alla playlist di tutti i nostri video che abbiamo fatto, in modo se ve li siete persi qualcuno e volete recuperarlo, vi ricordo il video scorso siamo andati al centro di Roma, quello ancora prima abbiamo girato Fiumicino con atterraggi d'aerei e quant'altro, molto molto interessante, quindi fateci un salto se appunto ve lo siete perso. Io di nuovo vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!